Approvata in Consiglio Comunale questa mattina la delibera riguardante l'accordo di programma per la riqualificazione dell'ex scuola Muzzi di Via Sappi, che diventerà parte integrante del Conservatorio di Pescara. Il Comune si candida a un progetto ministeriale per riqualificare l'ex scuola di Via Saffi, l'ex scuola media di Via Saffi, per ampliare, realizzare l'ampliamento tanto atteso del conservatorio, operare una riconnessione con la strada parco, con Viale Bovio e con pezzi di città e soprattutto rifunzionalizzare una delle tante ex che questa città presenta. Per l'opposizione però l'iter burocratico non sarebbe ancora stato completato. Manca il parere del Genio Civile, siamo dentro una variante urbanistica, il parere del Genio Civile è obbligatorio, a pena di decadenza di tutti gli atti. Mancano i parcheggi della Tognoli, c'è un aumento di cubatura di 11.000 metri quadri e più, non c'è un solo metro quadro in più di parcheggi. Ci sono numerose sentenze, da ultima Cassazione del 2018, che dice che i parcheggi della legge Tognoli non sono comprimibili, cioè il Consiglio Comunale non può decidere di eliminarli in buona sostanza. E invece qui vengono di fatto eliminati, al di là del problema sostanziale che quella zona è densamente urbanizzata, densamente antropizzata, non c'è parcheggio, noi ci scarichiamo un auditorium da 500 posti e non si capisce le macchine di coloro i quali vanno all'auditorium dove dovrebbero parcheggiare.